Sai Ram. Sai Ram a tutti. Prima di iniziare questa sera vorrei augurare a tutti un buon anno nuovo. Possa Bhagavan benedirvi, benedire la vostra famiglia, i vostri vicini. Possa Bhagavan benedirvi con prosperità, abbondanza, pace, sacrificio, servizio, pace e devozione. Possa Bhagavan benedirvi tutti. Bene, lasciatemi pensare che in questo nuovo anno io vi debba parlare di alcuni temi che io sento siano davvero importanti e necessari. Il nuovo anno ci ricorda e ci porta a revisionare la nostra vita, fare un certo tipo di introspezione e di autovalutazione. In questo modo sapremo esattamente dove siamo. Purtroppo noi tendiamo a valutare gli altri, ma non valutiamo mai noi stessi. Noi conosciamo i fallimenti degli altri. Ma non vogliamo riconoscere i nostri. Quindi ciò che dovremmo fare inizialmente è un bilancio della nostra vita. E quindi ciò che dovremmo fare è di riconoscere i nostri fallimenti, capire perché abbiamo sbagliato, i motivi e come fare per poter risolvere le cause dei nostri fallimenti. E quindi è assolutamente necessaria un'autoanalisi. E come secondo punto noi dovremmo essere molto grati. Questa è un'occasione per ringraziare il nostro Signore per averci protetto, salvaguardato, aiutato in questi anni, attraverso gli anni. Noi dobbiamo provare gratitudine al nostro Bhagavan perché ci ha aiutato ad affrontare i problemi, ma siamo ancora vivi. Noi dobbiamo essere grati perché siamo ancora vivi, perché molte persone hanno perso la loro vita a causa dei terremoti. Molti hanno perso la vita a causa delle malattie, hanno perso la vita per cause naturali. Ognuno di noi potrebbe avere dei problemi finanziari, familiari, di salute, economici, professionali, sociali. Ma questo cosa significa? Noi siamo ancora vivi e per questo dobbiamo esprimere tutta la nostra gratitudine a Bhagavan. E terza cosa, che cosa si aspetta Bhagavan da noi? Che cosa vuole che noi facciamo? Dove siamo noi? Quanto siamo lontani dalle sue aspettative? Quanto siamo lontani dalla meta, dalla destinazione? Quali sono le capacità, i parametri che Egli ci ha dato per attraversare il percorso, il viaggio spirituale? Il quarto punto è quali decisioni possiamo prendere? Che tipo di cambiamenti possiamo apportare nelle nostre vite? È abbastanza ordinario e comune che ogni anno si prendano delle decisioni che non sono affatto importanti o convenienti. Succede anche che ogni anno decidiamo di fare delle cose, dei propositi che poi in realtà non portiamo a termine e quindi non accadono. Ma a differenza del passato, finalmente, almeno cerchiamo di sforzarci e di giungere alla conclusione che abbiamo bisogno di portare dei cambiamenti nelle nostre vite individuali per un nostro sviluppo, per una nostra crescita.
Per cui la cosa migliore da fare è di prendere la letteratura SAI e basarci sui suoi insegnamenti e le sue direttive. Sai on sai. Per cui l'argomento di questa mattina è SAI su Meaning SAI, SAI that riguardo speaks of SAI. itself, he uses a directive, guideline, Quindi quali sono, cosa plan riguardano i discorsi di for a SAI? lifetime. Riguardano i suoi programmi, i suoi Each discorsi, le sue direttive, individual le sue linee guida, sai i on suoi sai. insegnamenti. Le The first thing that he wants us direttive to riguardo alla nostra realize vita is che egli ha dato ad ognuno di new noi. Per spiritual direction that prima Swami has cosa, ciò che dobbiamo imprinted realizzare è una humanity nuova today. direzione spirituale. A new E direction. Swami l'ha data all'umanità intera. What is that actually? Una nuova Unity of direzione. Che religion. cos'è oggi l'unità delle religioni? Secondly, importance to spiritual content more Secondariamente than l'importanza ritualistic way, ai contenuti spirituali more più than che alla cessation, ritualità, more alla than ritualistica. Devono the spiritual content, essere spiritual realizzati i significance, contenuti spirituali che spiritual sono molto più importance importanti is to piuttosto che la realize ritualistica e la that celebrazione. Swami expects us in the spiritual direction. Devono essere realizzati i Thirdly, significati spirituali, spiritual dei way contenuti spirituali. is to Questo è ciò bring che Baba si oneness aspetta da noi e che ha with insegnato nelle earth, sue direttive. oneness of Terza purpose, cosa, la via spirituale è oneness of possibile purpose, solo se lavoriamo meaning verso the same l'unità self di tutti in noi. everybody, E questo significa che i same lo stesso sé dimora in tutti. I is the self, the true Il self, vostro io, il vostro sé è consciousness in tutti, is there in la stessa everybody. coscienza è in This tutti. is the spiritual base Questa for è la any base change, for spirituale any per ogni cambiamento e per transformation, ogni in your trasformazione. understanding. This is the spiritual Cerchiamo change di comprenderlo. Questo he è wants il to bring cambiamento in all of us spirituale che Swami and we vuole che noi work portiamo nelle nostre together. vite. Unity of religions E noi dobbiamo lavorare in based questa on direzione. the L'unità delle consciousness which religioni is si basa uniform, sulla which is coscienza che all-pervading, uniforma universal, immortal, l'onnipervadente, blemishless, universale, eternal. immortale, senza macchia, senza nessuna macchia. And thirdly, to know the Inoltre, per significance conoscere il of every significato di ogni aspect of aspetto della religion religione che noi we follow, seguiamo, we blindly follow, Noi seguiamo blindly worship, ciecamente dei rituali e mechanically recitiamo recite ciecamente dei mantras. mantra, recitiamo meccanicamente dei What mantra. do Che they mean? I do not know. cosa significano quei mantra? Non lo Don't so, non lo recite sai, no, non lo them. so, The neanche i teacher miei also insegnanti lo does not know. sanno. Very good. So the teacher who taught me mantras does Quindi il not fatto che il know. mio insegnante non sappia il That is a significato dei mantra è una justification for my giustificazione per ignorance. me. So, all these things that we Quindi do tutte queste cose che noi facciamo sono become diventate meccaniche. mechanical. But Baba says Ma the Baba ha detto che dovreste fare nella piena true realizzazione, in piena realization consapevolezza, ciò che of vedete, ciò che awareness fate, ciò che of what dite you say. sulla via spirituale. Dovete fare tutto questo in piena For consapevolezza. Ad example, esempio, questo è il did periodo Jesus natalizio. what did he say? Cosa ha detto? Cross La symbolizes croce the simboleggia central I, l'io, l'ego, la must mancanza di ego, go. This has to be crossed. la linea che That attraversa in orizzontale quella verticale is significa not mancanza di really ego, tagliare l'ego. where the Lord was crucified. Quando il Did not Signore è mean stato the sense of crocifisso, quello non crucifixion. significa solo It la is crocifissione in sé. self-effacement. It is Significa egoless. abnegazione, mancanza di ego. So when I bow down my head before the cross, Quindi questo è il significato della croce. Quando mi riferisco alla croce, significa che devo sapere che devo essere libero dall'ego. before I pay my obeisance to the cross, I should know that I should sacrifice for others. Per essere Believe me, libero the cross dall'ego devo fare dei in that way, sacrifici per gli cross altri. is very sacred.
Questo è il significato della croce. In questo senso, il significato della croce è rimasta segreta per le altre religioni. Tutti pensano che la croce abbia un significato solo per i cristiani, invece non è così, è importante per tutti, per ognuno di noi. La croce è importante per tutta l'umanità. Più uno è egoista e più ha ego, più la croce dovrebbe ricordargli che deve abbandonare l'ego. Ognuno può dare la propria interpretazione, ma l'interpretazione spirituale è molto importante per tutti. Prendiamo per esempio il buddismo. Tutti pensano che Buddha fosse un ateo. E questo perché egli non nominava mai Dio, non si riferiva mai a Dio. Dov'è Dio? Silenzio. Come faccio ad avvicinarmi a Dio? Silenzio. Chiunque gli faceva delle domande riguardo a Dio, dove era Dio, dov'è Dio, come faccio ad arrivare a Dio, egli rimaneva in silenzio. Questo suo comportamento ha fatto pensare alle persone che egli fosse un ateo. Egli rimaneva in silenzio tutte le volte che le persone gli facevano delle domande. Perché? Perché Dio non deve essere spiegato, non può essere spiegato. Dio deve essere sperimentato. Dio deve essere sperimentato, non spiegato. Egli rimaneva in silenzio. Quale esempio e dimostrazione stupenda poteva essere questa? Più avanti egli disse: non chiedete dov'è Dio, cos'è Dio, dove si trova, ma seguite il Dharma, seguite ciò che è giusto, cioè seguite la rettitudine. Non chiedete cosa è giusto e cosa è sbagliato, seguite il Dharma. Seguite il Dharma con l'aiuto del vostro Buddhi, del vostro intelletto. Dio vi ha donato dell'intelletto. Con l'intelletto sapete cosa dovete fare, come dovete comportarvi nella comunità, seguire il Dharma, sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato. Seguite il Dharma. Il Dharma è Charanam Gacchami. Avendo il Dharma, con l'aiuto del Buddha e dell'intelletto, Buddha Charanam Gacchami, avendo conosciuto il servizio della società, Sangham Charanam Gacchami. Ma che spiegazione meravigliosa che è! Questa è davvero una spiegazione meravigliosa che unisce. Quindi, amici miei, cari amici miei, ogni religione è stata ben spiegata, ma Bhagavan Baba ha dato una nuova spiritualità, una nuova direzione, una nuova spiegazione. Baba ha dato delle spiegazioni sotto una nuova direzione, una nuova dimensione riguardo ai contenuti spirituali di ogni religione. Questo è il cambiamento spirituale che egli si aspetta che noi mettiamo in pratica dentro di noi. Non ha importanza se voi andate nel tempio al giovedì o al sabato. Non ha importanza se andate al tempio la domenica. Non ha importanza quanti giri fate intorno a Ganesha recitando la Gayatri. Non ha importanza quanti digiuni fate, per quanti giorni digiunate. Non ha importanza, questo è tutto ritualismo, ritualità, la spiritualità è importante, questo ci ha detto Sai Baba. Cercate di capire su cosa ha insistito Bhagavan, Sai Baba, l'avatar, enfatizzando questo punto. Non ha importanza se voi portate in giro il nome di Baba, il motto di Baba, lo slogan di Baba, ma se non avete il cuore di Baba, il tocco di Baba,
l'amore di Baba. Se non ci comportiamo come Egli ci ha insegnato, non serve a niente. Questo è il cambiamento spirituale che dobbiamo apportare nella nostra vita, ed è ciò che Baba ci ha insegnato. E poi passiamo all'altro punto. Ci sono molte persone che dicono: io sto benissimo. Ok, e chi dice che tu non stai benissimo? Ma non tocca a te dirlo, sono gli altri che devono dire quanto tu stai bene. Molti dicono: io sono bravissimo, ma lo dici tu che sei bravissimo, ma tocca a me dire se sei stato bravo oppure no. Molti dicono: io sono onesto, ma mettiamola in questo modo, non c'è stata alcun modo per poterlo verificare. Non c'è stato alcun modo per poter verificare se c'è stata qualche corruzione. Quindi non è compito tuo giudicare te stesso, giudicare quanto, considerare quanto sei stato bravo oppure onesto. Il modo in cui conducete la vostra vita nella comunità, nella società, nei centri SAI, nell'organizzazione Satya SAI, come vi comportate nell'organizzazione, quanto siete amichevoli con gli altri. Quanto vi amate gli uni con gli altri? Swami ripeteva incessantemente: niente di sbagliato con gli altri devoti, non litigate con gli altri devoti. Rivolgetevi ai responsabili di ufficio. Questa non è una mia dichiarazione. Non combattete contro di me. L'ha detto Baba questo: non litigate con i devoti, non combattete con i devoti, ma rivolgetevi ai responsabili, ai responsabili di ufficio, non ai devoti dell'organizzazione. Quindi, cari amici miei, per questo inizio d'anno cerchiamo di essere determinati all'interno dell'organizzazione e all'esterno dell'organizzazione. All'interno dell'organizzazione noi stiamo lavorando in una particolare ala dell'organizzazione, in un particolare ufficio dell'organizzazione. Stiamo lavorando tra di noi e dobbiamo diventare consapevoli che dobbiamo essere uniti tra di noi. Voi siete uno, noi siamo tutti uno, noi siamo tutti in Cristo, come dice la Sacra Bibbia. Non siamo forse tutti uno con Baba? Non siamo forse tutti uno con Sai? È ridicolo definirci Sai Devotis, devoti di Sai Baba, se non siamo uniti. Noi stiamo diventando oggetto di derisione da parte degli altri. Le persone si criticano fra di loro. Le persone si guardano gli uni con gli altri, le persone tentano di dominarsi gli uni con gli altri. Ogni persona snobba l'altra persona. Queste persone sono tutte irreligiose, immorali e non etiche. E secondo voi Baba vorrebbe questo comportamento sociale in questa comunità? Possiamo evitare questo praticando i valori umani che Egli ci ha insegnato. Un altro punto del codice della condotta che Egli ci ha dato dei valori umani, delle linee guida per portare dei cambiamenti spirituali nella società. I cambiamenti spirituali sono possibili nella società se si mettono in pratica i valori umani. Dire la verità, seguire il sentiero della rettitudine, cercare di essere in pace ed espandere l'amore, diffondere amore. Praticare la non violenza, perché non bisogna criticare chi è vegetariano e chi non lo è. Ci sono persone vegetariane che sono peggio degli altri. Essere vegetariani significa avere un temperamento sattvico, parlare dolcemente, avere buoni pensieri, amare la natura, vedere bene, fare il bene, parlare bene, agire bene. Questo è tutto. Questo porta a un vero cambiamento spirituale nella società. Pace, non violenza, amore, rettitudine. To bring about social change, such that
Satya Dharma Shanti Prema Ahimsa, non bisogna ripeterli come un pappagallo. Se poi quando parliamo con falsità, se agiamo senza rettitudine e poi non abbiamo la pace mentale, siamo agitati. Non diffondiamo amore perché siamo egoisti. Com'è possibile portare dei cambiamenti spirituali nella società se siamo egoisti? Com'è possibile? Quindi in questo nuovo anno cerchiamo di mettere in pratica i valori umani che Egli ci ha dato già tempo fa. Dobbiamo portare dei cambiamenti nella società affinché tutta l'umanità possa essere unita. Se non siamo in grado di rimanere uniti in piccoli posti, come possiamo pensare di riuscire ad essere uniti in posti più ampi? Se non siamo in grado di rimanere uniti in un piccolo ufficio, come possiamo pensare di riuscire a rimanere uniti in una grande comunità? In questo caso l'unità sarebbe solo uno slogan. Non lasciamo che l'unità sia solo uno slogan come accade in politica, facciamo in modo che l'unità sia una realtà. Mettiamo in pratica l'unità. Noi possiamo essere uniti solo se crediamo in Satya Sai Baba. Manca l'unità perché manca la fede. La mancanza di fede, se io credo che Baba sia dentro di me, devo credere che Satya Sai Baba sia anche dentro l'altra persona. L'uguaglianza significa che in quel caso tu non puoi odiare nessuno, non puoi ferire nessuno, nessuno può dispiacerti. Voi siamo uno, tutti sono uno, siate equanimi con tutti, così ha detto la Sacra Bibbia. È proprio questa unità che porterà i cambiamenti spirituali nella società. L'unità è la meta, l'obiettivo per il cambiamento spirituale. L'unità è il principio fondamentale che bisogna mettere in pratica nel campo e nella comunità per portare cambiamenti sociali. E per dare dei suggerimenti pratici, delle linee guida, dei suggerimenti riguardo al servizio. Servite tutti in piena consapevolezza, in questo modo servirete Swami. Servite tutti in coscienza, in questo modo servirete voi stessi. Servite tutti e amate tutti incondizionatamente. Se non amiamo nessuno, non possiamo servire nessuno, per cui prima cosa amate tutti e poi servite tutti. Io non amo te, ma posso servire gli altri. Questa è l'ipocrisia assoluta. Questo può riguardare la politica, ma non può riguardare la religione. Se guardiamo alla vita di molte persone che si sono messe in politica, possiamo vedere come hanno usato delle tattiche per arrivare in alto, per far soldi. Questo può succedere nella politica, ma non può succedere nella religione. Quindi non è necessario che accada qui, in questo senso. Baba ha sempre parlato che dobbiamo associarci, fare delle associazioni. La comunità è una sorta di associazione. Quindi per avere dei cambiamenti sociali l'unità è una cosa fondamentale e per arrivare all'unità dobbiamo mettere in pratica i valori umani. Poi ci sono le persone che vogliono portare dei cambiamenti in ognuno di noi. Poi, cari amici, quando sento persone che mi chiamano e mi dicono che sono devoti di Anil Kumar, mi sento molto male. Sto seguendo i suoi insegnamenti, sto praticando le sue direttive, sono testimone dei suoi insegnamenti. Sto vivendo in accordo della sua filosofia.
Possiamo definirci veramente suoi devoti se non pratichiamo tutto questo? A volte sentiamo che non lo meritiamo. Perché con il cuore aperto possiamo dire di seguire i suoi insegnamenti. Possiamo dire che viviamo il suo messaggio. Questo sarebbe l'ultimo cambiamento. Spiritual change, association change, I individual change. Il cambiamento spirituale, cambiamento di associazione. I, l'io individuale che cambia. S, I, sai. Questo è l'argomento del giorno. Sai su sai. Sai riguardo a sai. Che cosa significa cambiamento individuale? Significa trasformazione. Rather, I would publicly accept without any sense of shame. I have hundreds of books in almirahs. I have hardly time to read them. I may need 2 to 3 La trasformazione non riguarda l'informazione. Avere un sacco di libri da leggere non significa attraversare un cambiamento. Quella è solo informazione. This is empty. These empty almirahs are full. So Almira should be given PhD, doctorate degrees. My Almira is Almira. Tutta l'informazione che possiamo ottenere come quella dei libri non ci porta ad un cambiamento, ma è solo un'informazione e questa mente rimane vuota. È vuota. Individual change means transformation. Il cambiamento spirituale è dovuto alla trasformazione e non all'acquisizione di informazioni dei libri. Nella Sacra Bibbia viene detto, perché mi sto riferendo alla Sacra Bibbia? Perché in questo momento siamo nella stagione del Natale. Therefore I'm still in that Christmas mood. Durante il periodo natalizio ci si riunisce, si celebra, si mangia, si beve, si fa festa. Quindi, cari amici, la quintessenza della cristianità, il punto base di tutta la cristianità è ama il prossimo tuo come te stesso. Love thy neighbor as thyself. Very difficult indeed. Very easy to say. Ama il prossimo tuo come te stesso. Molto difficile da fare, molto facile da dire. But I cannot love my neighbor. No. Therefore, sadhana, the spiritual discipline, the spiritual practice. Quindi riesco a amare il mio amico australiano, riesco a amare il mio amico americano, ma non riesco a amare il mio vicino di casa. Quindi la sadhana, la pratica spirituale, il cambiamento spirituale devono arrivare per primi. Quindi bisogna fare disciplina spirituale e la trasformazione individuale si prova, è una prova della pratica spirituale. Se siete trasformati spiritualmente, è una prova della vostra disciplina spirituale. Quindi, cari amici miei, la trasformazione individuale e spirituale, il cambiamento spirituale, è una prova della vostra sadhana. Baba lo ha sempre detto. Dopotutto, questo bicchiere d'acqua non è diverso
dall'oceano d'acqua là fuori. Dopotutto l'acqua è la stessa acqua, la differenza è nel contenitore, la differenza è in questo bicchiere d'acqua. La differenza è nella quantità d'acqua. Questo bicchiere contiene una quantità limitata d'acqua, mentre l'oceano contiene una quantità maggiore d'acqua. È la stessa acqua, cambia solo la quantità, cambia solo il contenitore, l'acqua è la stessa acqua. Possiamo paragonare il bicchiere all'individuo e l'acqua alla divinità. Così come l'acqua contenuta in questo bicchiere è la stessa di quella che contiene l'oceano, così la divinità che è in me è la stessa di quella che è contenuta in tutta l'umanità. Cellulare o non cellulare, vegetariano o non vegetariano, la divinità è ovunque. La divinità che pervade in tutto il cosmo è la stessa divinità che pervade me. Questo è il cambiamento spirituale che deve essere messo in atto. Per cui, cari amici miei, in questo nuovo anno, in questo 2019 dobbiamo portare un cambiamento spirituale dentro di noi, nella nostra comunità, nella nostra famiglia, nel nostro movimento SAI. Quindi implementare significa fare circoli di studio, riunirsi, studiare la letteratura SAI e mettere in pratica, praticare tutto ciò che studiamo. Apply to your own self. Read it thoroughly. Apply to your life. Quindi dobbiamo applicare su noi stessi nella nostra vita quotidiana tutto ciò che studiamo nei circoli di studio e ogni aspetto della letteratura SAI. But we speak of individual experiences. Noi non dovremmo parlare dei suoi insegnamenti spirituali, ma dovremmo parlare delle nostre esperienze personali. Questo non significa che dobbiamo parlare delle nostre esperienze personali spirituali con vanità, egocentrismo o per pubblicità. E parlando sinceramente, cari amici, se siamo veramente radicati nell'insegnamento di Baba, siamo veramente informati sui suoi messaggi, sul suo messaggio, non andremmo da nessun'altra parte. Non dovremmo andare da nessuna persona. Se c'è qualcuno che dichiara di essere Sai Baba, non dobbiamo assolutamente correre da lui. Se qualcuno materializza degli oggetti, non si deve essere attratti da lui. Se qualcuno imita Sai Baba, non dovete andare da lui, perché voi conoscete benissimo il messaggio di Sai. E voi sapete che cosa ha detto Sai Baba su queste cose. Chi corre qua e là è perché non ha letto i messaggi di Baba, non ha letto i discorsi di Baba e quindi non è radicato nel messaggio di Baba. Tutto questo accade perché non si conosce il messaggio di Baba, non si conosce la sua missione. Io non ho rabbia per queste persone, non odio nessuno, non ho attrito verso di loro, semplicemente li compatisco. Io ho compassione per queste persone perché corrono dietro ad altri e corrono dietro a degli oggetti materiali e perché non hanno radicato e non sono familiari al messaggio di Sai, alla missione di Sai. Quindi riguardo al cambiamento spirituale interiore, se c'è qualcosa di sbagliato dentro di me significa che non è avvenuta una trasformazione spirituale. Read for yourselves.
Quindi, cari amici, cerchiamo di unirci nel messaggio di Sai, leggiamo i libri di Sai, leggiamo la letteratura di Sai, diffondiamola regalando i libri di Sai quando dobbiamo fare dei doni in occasione di compleanni o anniversari. Leggiamo noi stessi il messaggio di Baba, in modo che possiamo praticarlo nella nostra vita quotidiana e affinché possa avvenire una vera trasformazione spirituale nelle nostre vite. E dobbiamo soprattutto sviluppare una fede stabile e ferma. E secondariamente in questo nuovo anno dobbiamo cercare di portare un cambiamento e di diventare più accoglienti verso gli altri nelle nostre associazioni. Dobbiamo cercare di accettare gli altri riguardo quando ci associamo agli altri nei nostri centri, nelle nostre associazioni. Spesso sentiamo di non voler parlare con gli altri perché hanno dei volti tristi che non sorridono mai e quindi non parliamo, non comunichiamo. Il sorriso è un dono che è stato dato all'umanità e il sorriso purtroppo si è perso. Io parlo con te solo se tu hai un volto sorridente, se hai un volto piacevole, se hai un volto amabile, se hai il sorriso, se parli con amore, se poni attenzione. Io ti ascolto e parlo con te solo se tu mi parli del messaggio di Sai, non riguardo alle tue esperienze spirituali, non riguardo alle tue esperienze o al tuo modo di glorificarti. Non dovete parlare delle vostre esperienze spirituali con vanagloria per glorificarvi, ma parlatemi delle vostre esperienze spirituali, dei messaggi di Sai che possono aiutarmi in momenti di difficoltà, che possono farmi comprendere, che possono aiutarmi a crescere. È in questo modo che bisognerebbe associarsi agli altri nei satsang. Quindi raccontatemi le vostre esperienze affinché mi aiutino a crescere spiritualmente, ad arrivare alla trasformazione interiore. Quindi ora che ci avviciniamo al nuovo anno 2019, compriamo, leggiamo i libri di Sai, studiamoli, mettiamoli in pratica, diffondiamoli e incoraggiamo gli altri a leggerli, perché poi le nostre esperienze personali possono aiutare gli altri e non sono un monopolio dei devoti di Sai Baba. Quindi la letteratura Sai non riguarda soltanto i devoti di Sai Baba, deve essere diffusa ovunque. La fede riguarda tutti e non è un monopolio solo dei devoti di Sai Baba. Le esperienze spirituali li hanno tutti. Siete in errore a pensare comunque che solo la fede in Sai porta ad avere esperienze. La fede accomuna tutti, quindi colui che crede in Cristo avrà l'esperienza spirituale, colui che crede in Venkateshvara avrà l'esperienza spirituale. Ma la filosofia crea la convinzione. Quindi attraverso la convinzione si possono anche la convinzione è dovuta anche alla sperimentazione spirituale. Quindi, cari amici, in questo nuovo anno studiate il messaggio di Sai e abbiate la forte determinazione a diffondere il messaggio di Sai. E cercate di comprendere questo, non dovete entrare in controversie con gli altri. Non abbiate controversie con gli altri quando diffondete il messaggio di Sai. Vengo da un college cristiano, ho lavorato là per 25 anni, ho studiato per 4 anni, mi sono associato con i miei amici cristiani per 3 decenni. È meraviglioso quando si applicano gli insegnamenti di Sai Baba con gli insegnamenti di Gesù.
insegnamenti spirituali, le scritture spirituali, i diktat spirituali. A part from dinners and sumptuous meal there. Cakes, very nice cake, Christmas cakes. You don't get anywhere. Quando inizio a spiegare queste cose, la gente mi chiede, ma Anil, come fai a sapere questo? In questo modo ho acquisito molti amici cristiani in tutti questi anni, quindi ho apprezzato anche i momenti insieme, anche le celebrazioni, le torte, la solennità della Chiesa, quando si accendono le candele in Chiesa, il silenzio, la sacralità, la compostezza dell'atmosfera che si crea in una Chiesa. E quindi questa atmosfera che si crea aiuta a elevarci, a elevare la nostra anima a un reame più alto. E io ho imparato ad apprezzare tutto questo grazie agli insegnamenti di Sai. Quindi grazie agli insegnamenti di Sai ho apprezzato maggiormente la spiritualità cristiana più di prima. Quindi ho compreso in modo maggiore la filosofia spirituale in profondità rispetto a prima. Quindi per seguire la religione, per seguire e sviluppare la vostra fede, avere una forte fede, dovete partecipare e unirvi alla sua missione. Recentemente ho accettato l'invito di alcuni miei amici cristiani. C'erano solo dei vegetariani là e c'erano anche degli indù. Ma amici miei, c'era un tavolo davvero molto grande con delle verdure, gelati, torte, pane, noci, nocciole. E tutti gli invitati dicevano, Anil Kumar, stai attento a quello che prendi, cos'è che vuoi? Quindi fate attenzione, l'espansione dell'amore è la vita. La vita è espansione di amore. La contrazione dell'amore è la morte. Quindi il cambiamento individuale significa trasformazione. Possa il nuovo anno aiutarci ad essere più amorevoli, più amichevoli con tutti. Le scritture sacre della Bibbia dicono, andate e trattate con i vostri nemici. Trattate con i vostri nemici e fate dei vostri nemici degli amici. Fatevi amico con il vostro nemico. Che grande trasformazione sarebbe questa. Christ wants us to make an enemy our friend. Wow, what a transformation it is. La Bhagavad Gita dice: non abbiate alcun attrito con nessuno, ma sviluppate la compassione. Don't have hatred towards any creature in this world. Maitra karuna yevacha. Have friendship, maitri, karuna, compassion. Guardate che meravigliosa, che meravigliosi insegnamenti Baba ci ha trasmesso. Quindi amici miei, il cambiamento individuale è quello di essere più gentili, di essere più misericordiosi, di essere più utili, di essere più compassionevoli. Swami, guardate che insegnamenti ha dato Baba. Che gemme preziose, che diamanti. Help ever, hurt never. Help ever, hurt never. You can write volumes. Cosa ha detto Baba? Help ever, hurt never. Aiutate sempre, non ferite mai. Potreste passare degli anni per comprendere questo.
Invece avete semplici sentimenti e dite, lo so, lo so, lo so. State zitti, che cosa sapete? Non ripetete heart, help ever, heart never, come un pappagallo. Help ever, heart never. Aiutate sempre, non ferite mai. Questo insegnamento non potete conoscerlo se fate del male a qualcuno, ma lo conoscerete se non farete del male a nessuno. Quindi abbiamo attraversato una nuova fase quando Swami ha terminato il suo soggiorno fisico sulla Terra. Dopo che Baba ha lasciato il suo corpo, dopo il Mahasamadhi per sua volontà, abbiamo incontrato un periodo differente nella nostra storia, nella storia della nostra organizzazione, così come volete chiamarla. Persone che sono diventate deboli, alcuni sono corsi dietro ad altri guru, individui che sembravano voler cercare un sostituto. Che vergogna è stata! Persone che vogliono un sostituto. Come hanno potuto fare questo? Individui che si sono sostituiti a Baba. Non possiamo fare questo. Meglio rimanere soli a casa, in silenzio, come una tomba, anziché coinvolgersi con personaggi stupidi e che sono diventati stupidi con comportamenti irreligiosi. Quindi, a livello individuale, non permettiamo a noi stessi di rincorrere altra gente o di rincorrere oggetti materiali. No, la Sacra Bibbia dice: amate Dio con tutto il vostro spirito, con tutta la vostra anima, con tutta la vostra mente, con tutto il vostro corpo. Amate Dio con tutto il vostro spirito, anima, mente. E quindi non dovremmo giustificarci. Quindi non dovremmo vivere per questo. Quindi, amici miei, individualmente, cerchiamo di essere fermi e determinati e decisi. Bhagavan, tu puoi darmi o non darmi. Puoi benedirmi, ma io voglio una benedizione da te e nessun'altra cosa. Quale benedizione? Benedicimi con una certa mente, una certa anima, con una certa consapevolezza che io non ti lascerò mai e che non seguirò tali persone e individui. Questo deve essere la nostra decisione per il nuovo anno. Secondly, Bhagavan, help us so that I'd be ideal to everybody. In secondo luogo, Bhagavan, aiutaci ad essere un ideale per tutti. Che cosa significa? Là, vicino alla crocifissione, quando i devoti si avvicinavano per baciare il suo anello e dicevano: oh Signore, state tranquilli, state calmi, mi rinnegherete tre volte prima che il gallo canti. Siete dei Giuda, siete dei Giuda. Dei Giuda traditori che pretendono di essere devoti al Signore Gesù Cristo. Vengono vicino, gli baciano l'anello ai piedi e gridano: oh Signore, zitti, siete ipocriti. Ecco, Swami, fai in modo che io non diventi un Giuda. Quelle non sono qualità di un uomo religioso. I predatori non sono le qualità di un uomo che è stato vicino a Sai. Dobbiamo amare Sai con tutto il nostro spirito, con tutta la nostra anima e la nostra mente. Potrei andare avanti per 2 settimane a parlarne. Poi, come gruppo di devoti, come devoti dei centri Sai, noi dovremmo considerarci come la famiglia di Sai. Noi dovremmo apparire come un ideale
I centri Satyasai dovrebbero essere un ideale. La gente di Sai non ha sentimenti della famiglia di Sai, ma noi siamo una famiglia, siamo fratelli e sorelle in Sai. È possibile amarsi gli uni con gli altri? Sviluppando l'unità spirituale, essendo convinti totalmente che l'unità è divinità. L'unità è divinità, cercate di capire questo, l'unità è divinità. Quindi facciamo in modo che questa unità sia il centro, lo scopo per questo nuovo anno del 2019. Terza cosa, alcune persone dicono che la frequentazione dei centri è scesa. I nostri centri Sai erano frequentati da tante persone e ora ci sono poche persone. Alcuni centri sono chiusi, amici miei. Io sono responsabile, tu sei responsabile, voi siete responsabili. Nessuno di loro è responsabile, noi non possiamo incolpare nessuno. Se io non vado più nei centri Sai, non è vostro dovere venire a chiedermi perché ti sei perso, fratello, perché non vieni più? Cosa possiamo fare per te? Possiamo aiutarti? Facciamo queste domande ogni tanto. Perché te ne sei andato? No. Te ne sei andato? Molto bene, così potrò occupare la tua posizione. Questa è politica e non vita religiosa, non è questa la via. Confrontatevi tra di voi. Quando qualcuno non viene nei centri, voi dovete andare a chiedere perché non vieni più, c'è qualcosa che non va in me? Io non ho niente contro di te, ho fatto qualcosa che non andava bene? Why can't we talk to those people who left us for their own reason, well known to themselves? So, per favore, aiutami a comprendere. Quindi, come società e comunità, noi dovremmo crescere sempre di più. Comprendete pienamente che noi siamo responsabili e nessun altro lo è? Quando vengo nei centri e non parlo con te, come ti senti? Mi sento a disagio, perché dovrei stare qui? Perché non siete accoglienti? Perché non sorridete dicendo ciao Sai Ram, come stai? Come stanno i bambini? E questi sarebbero dei sentimenti di una famiglia? Fratelli e sorelle, non diciamo sciocchezze. Quando la gente parla di sentimenti si irrita. Non ci sono sentimenti fraterni. Come possiamo pensare che i centri possano crescere in questo modo? Quindi fate in modo che questo nuovo anno sia un momento di ringiovanimento. Ringiovanite. Dovete elettrizzarvi. Accrescete la vostra forza, tornate indietro a quei momenti di gloria e splendore, di glitter and glamour. Nessuno dovrebbe dire che stiamo declinando, decadendo. Nessuno dovrebbe dire che i centri stanno cadendo. È una questione che dovrebbe farci vergognare se dovesse accadere. Facciamo in modo di ripristinare la gloria. La flotta di Sai deve volare in alto, ovunque, in ogni centro Sai. Ognuno di noi deve portare un cambiamento individuale. Vedete quell'uomo che sta soffrendo, è passato attraverso delle tragedie, ma ha sempre sorriso sul volto. Egli continua ad essere un devoto di Baba ed è di esempio a tutti, un ideale. Condivido questa storia. Un gentiluomo aveva ricevuto le benedizioni da Baba,
Egli aveva, non aveva alcuna possibilità di sopravvivere, ma aveva pregato il suo amato Signore. Aveva ricevuto delle benedizioni e oltretutto questo signore aveva perso due figli nello stesso incidente a Chikkaballapur vicino a Bangalore, ma è rimasto fedele a Baba e ha deciso di servirlo perché era suo amato signore. Questo è un vero devoto. Therefore, my friends, some challenges, some tragedies, some insults, some humiliations, some neglect may affect us. Egli disse, continuerò a stare qui a servirlo, egli è mio Signore. Per cui, amici miei, alcune sfide, alcune tragedie, alcune umiliazioni possono svilirci e renderci deboli. Ma dobbiamo sempre credere in Lui, dobbiamo sempre aggrapparci ai Suoi piedi. E questa è la prova che noi siamo devoti, qualsiasi cosa accada. Facciamo in modo di affrontare il piacere e il dolore in modo equanime, di modo che non abbandoneremo mai i Suoi piedi in nessun caso e a nessun costo. Cari amici, sono molto sensibile nel vedere che vi è una nuova moda oggi. Sono venuto a conoscenza di alcuni avvenimenti brutti, ma anche se non siamo un gran numero di persone, rendiamoci conto che i meeting che facciamo non sono incontri politici, le assemblee non sono incontri politici. Cerchiamo quindi di vivere secondo le aspettative di Sai. Egli ci rende felici, ma non mettiamo alla prova la sua provvidenza. Contiamo le sue benedizioni, contiamo le benedizioni che Baba ci ha dato. Senza di lui non possiamo essere felici. La famiglia non è in pace senza di lui. Non mettiamo alla prova la sua provvidenza. Contiamo le sue benedizioni. Grazie a tutti e buon e felice anno nuovo a tutti voi. Che Baba vi benedica con le vostre famiglie. Count his blessings, but never test the providence. Never test the providence. Count your blessings, what Baba has given you. Thank you very much for listening to the talk in rapt attention. Happy New Year to every one of you. May Sai bless you and family. Oh, Asatoma. Sadgamaya tamasoma yotirgamaya mrutyorma amrutangamaya om samastaloka sukhino Samasta loka sukhino bhavantu Samasta loka sukhino Om shanti 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 Jai bolo Bhagwan Sri Satsai Babaji ki Jai bolo Bhagwan Sri Satsai Babaji ki God bless